Gianfranco Turino e Rosso Blu, solito Crotone, solito bel primo tempo, questa volta è iniziato un po' peggio del solito. Solito gol di vantaggio, soliti errori difensivi e solita ora di tenuta fisica e mentale. Se non si vince nemmeno quando c'è un Gomez così, come si può fare? Come si può fare? Si continuerà a lavorare. Io voglio essere abbastanza sintetico perché capisco che stiamo incominciando ad entrare nei meccanismi che i pregi diventano difetti e i difetti che già ci sono diventano insormontabili, quindi cerchiamo di essere concreti. La squadra deve essere ovviamente migliorata in alcune situazioni. Io conosco una sola strada, quella del lavoro. Sicuramente non lavoriamo per stare in partita per 70 minuti, perché tendenzialmente non è vero che abbiamo fatto solo il primo tempo, che c'è una squadra di fronte, c'è una squadra che aveva anche abbastanza punti in classifica, quindi si vede che non li ha fatti soltanto con il Crotone e i punti, quindi si vincerà con Gomez anche quando, come è successo quando non ha giocato, e si proverà a migliorare gli aspetti che non funzionano. Ovviamente io conosco una sola strada, quello del lavoro, quello di continuare a lavorare per far sì che nella totalità della partita la squadra sia presente e che faccia le cose buone. All'interno di questa partita la squadra ha fatto tantissime cose fatte per bene. Giuseppe Rivalotti, da provincia Cappella. La stanchezza alla base del mancato successo, con 3 distrazioni difensive uguali a 3 gol, cambi arrivati in ritardo? Ok, i cambi sono arrivati in ritardo, credo di no. Ovviamente torniamo sempre alla considerazione che ho fatto nella prima domanda. Credo che oggi ci siamo dovuti e siamo stati anche bravi ad equilibrarci con la mancanza di un terzino sinistro, con Groppelli che non c'era, mettendoci a 3 in difesa, cambiando totalmente piano gara perché Maxim si è fatto male. I cambi sono stati fatti secondo me quando dovevano essere fatti, anche perché la squadra credo che subisca sempre per quante potenzialmente possibilità di gol hanno gli avversari. Questa volta in verità al 94esimo, al 96esimo, era passato anche i 5 minuti di recupero, Sala ha fatto anche una grandissima parata. Però, ripeto, credo che la squadra abbia provato a fare le cose che avevamo visto, vuol dire che dobbiamo prepararla meglio e ci prepareremo sicuramente attraverso il lavoro a migliorare gli aspetti che non funzionavano. Non credo che le sostituzioni oggi siano sostituzioni che non abbiano dato il giusto cambio di marcia alla squadra. A chiudere, Procolo Guida, la CNews 24 e Crotone in forma. Mister, non basta aver provato nel primo tempo a non forzare il pressing altissimo. Nel secondo è ancora fragilità difensiva. Ma io credo che la squadra abbia fatto una partita, cioè le concessioni sono anche giuste, abbiamo forzato quando c'era da forzare, abbiamo preso palla e alzandoci, cioè siamo stati anche abbastanza elastici nel fare la gara. Quindi il problema risiede sicuramente nella tenuta totale della squadra, che in questo momento ogni qualvolta viene messa nella condizione di difendere bassa, riesce purtroppo a un coefficiente di realizzazione degli avversari altissimo. Quindi bisogna assolutamente lavorare, mettersi sotto con l'atteggiamento. Credo che nelle ultime partite, nelle ultime due partite non sia stato rimarcato, lo rimarco io ovviamente, è difficile vedere le cose fatte bene questa sera, ma che secondo me è un errore però, perché noi abbiamo pareggiato questa sera, non abbiamo perso la partita, ma tendenzialmente mi rendo conto che le domande sono come avessimo messo le partite. Qualcuno mi dirà che ovviamente sul 3-1 pareggiare 3-3 fuori casa significa averla persa, in classifica ci daranno il punto, non siamo contenti, abbiamo voglia di fare le cose fatte per bene, lavoreremo. Io l'ho detto, forse l'unica cosa che avrei dovuto dire, non dilungarmi più di tanto, è che conosciamo la strada qual è, conosciamo i pericoli, conosciamo le insidie che ci possono essere e dobbiamo lavorare per migliorare un certo tipo di fase da parte della squadra. Ma oggi, se dovessi dire che questa squadra non ha fatto bene o che i punti non meritasse la vittoria, sarei a dire una cosa che non mi appartiene, non posso dire di sì rispetto ad alcune valutazioni. Quindi dobbiamo migliorarci, l'unica strada che conosco per migliorarci è quello di valorizzare i ragazzi che abbiamo a nostra disposizione, lavorare ancora più seriamente e provare a invertire questo trend che non è un trend positivo.